Senti, sei ovviamente ancora molto molto giovane. Quando eri ancora più giovane però avevi questa passione della pallavolo, avevi i poster delle pallavoliste in camera. Chi erano i tuoi miti quando eri piccola? Ma più piccola, sì, mi piacevano tanto quelli che giocavano a pallavolo, però in realtà io avevo un altro mito, eri tu. Perché... No, lo so. Dove? Cosa ho fatto per meritare la tua attenzione? Io venivo in Piazza Duomo a guardarti quando presentavi TRL. Ma non ci credo, giuro, eri lì sotto. Io ti amavo. TRL, grazie. Ve lo ricordate TRL? Sì. Era un programma con ospiti musicali, andavamo in onda da un terrazzo in Piazza del Duomo, i fan stavano sotto, tu da sotto sbirciavi, io? Dentro però, da sotto buttavi l'occhio. Cioè, io ogni tanto, non so, seguo il basket, l'NBA, che è un altro tipo di sport dove hanno dei fisici molto importanti. Li vedo in questi aerei giganti, mega comodi. Voi viaggiate così, immagino? Ma certo, no. Ma viaggiamo in economy. No, mi prendi in giro? Cioè, sì o no? Giuro, no, se ti va bene hai riuscito in emergenza, però devi litigare un sacco. Ma scusa, però tu adesso vai, cioè, in Brasile per le Olimpiadi, metti. Sì. Vai in Brasile, sono sì. 12 ore, in economy, anch'io lo faccio, però cioè, ho 20 centimetri meno e già sto con le ginocchia qua. No, io vado in economy, poi quando vai a fare il check-in, le sì. hostess ti guardano. Ah, sei alta, giochi a pallavolo? Sì, posso avere l'uscita d'emergenza? Sì, ti mettono nel posto in mezzo, nei posti a 4 e mezzo. È una tortura. Sì. Tu non puoi neanche alzarti in piedi perché sarebbe lo stesso problema. Cioè, comunque rimani un po'... No, perché poi ovviamente tutti dormono. Tra l'altro. E te no. Eh sì, che è chiaro, come fai a dormire? Vorrei vedere voi. È come essere neonato, no? È come essere un feto dentro la pancia. Esatto. Il dottor Thomas non è in sede. Aia, aia. Culo. Anche perché c'ha le punte questa. Hai fatto un male. Ce l'hai la coscienza sporca, eh? No, allora, siediti che non è colpa mia. Adesso risolviamo. No, non è colpa tua. Maurizio Cacciatore, signore e signori. Sono contenta che c'ho la Vale qua vicino. Allora, Vale, ti racconto cosa è successo no. un anno fa. No, ti racconto velocemente cosa è successo Vai. Un anno fa. È venuto ospite Gianmarco Pozzecco. Tra le altre cose, hai visto che le nostre interviste sono sempre abbastanza veloci, no? La sua è durata tipo 4 ore e mezza. Abbiamo dovuto tagliare la maggior parte delle cose che ha detto. Tra le altre cose abbiamo racchiuso le scene non andate in onda in questo pratico DVD Pozzecco Uncut. Sono 4 DVD da 90 minuti con tutto quello che non è potuto andare in onda di quello che quell'uomo ha raccontato. Ha raccontato cose del suo privato con Maurizia di cui io non c'entravo niente, te lo giuro. Io Ma non... infatti non è quello il problema, che lui poteva dire quello che voleva. Però io mi aspettavo... Anche per me, te sei sempre stato l'idolo. Te sei il conduttore più amato. Anche tu, anch'io venivo a dire, ero ancora più un mito per me. Cioè, sei il presentatore amato dalle pallavoliste. Però quel colpo lì non devi fare un colpo basso. Perché poi vedrai, magari, ti racconteranno. Lui, quando Gianmarco mi infamava a morte, invece vabbè, di dire no, sì. Sì. Sì, un po' sì, va bene. Sì. Invece di dire come tutti i conduttori, no, a casa mia non si dice questo, non c'è lei, quindi insomma, risata. Com'è starci 24 ore o magari, non so, in vacanza, 15 giorni di fila vacanza, insieme? Diciamo, ne abbiamo fatte poco, però ce n'è stata una meravigliosa, io organizzo, cioè, fa conto gli anni nazionale, cioè giorni liberi, zero. Quindi organizzo una romanticissima settimana a Ibiza e mi immaginavo, ecco, una settimana di amore, passione, tutto fuorché quello, nel senso che cosa succede? Che lui è stato tutto il tempo in questa camera dell'albergo a giocare alle parole crociate. Ma e, non ci e quindi, credo. Giuro. Alle parole crociate. Parole crociate e diceva, non so, Mauri... Capitale della Spagna, Madrid. Mauri. Che bomber. Il fiume più importante d'Italia, il Po. Mauri, attrice, miglior attrice non protagonista del 2003. Ma non lo so. Ma Mauri, ma come? Ma... Se la prendeva con te. Ok. Ma non è finita. Prendiamo questo volo per tornare a Malpensa. Sì. E io lì seduta sfinita perché davvero, non delusa no, però ho detto ma chi me l'ha fatto fare? E mi metto col braccio così, facciamo così guarda, metti il braccio così, te sei Gianmarco, lui inizia a spingermi. Ah, litigavate per il bracciolo? No, lui litigava. Vabbè, tutta colpa sua. Certo, occhio. Io sono dalla siamo tua, Gianmarco, sono dalla tua. Spinge. Gianmarco, basta. E poi mi dà quel pizzicottino carogna, sai sì. che fa malissimo. Anche io ho detto no, guarda... Mi giro, inizia a caricare il pugno, e la mano non è proprio piccolissima, inizia a caricare il pugno e vedo lui che mi guarda, quindi si avvicina ancora di più, la distanza è proprio ravvicinata, parto, boom! Gli ha dato una centra? Un colpo, Ale, assurdo.
Cioè, mentre io non so se mi ha dato un pugno in faccia qualcuno, ma no. Insomma, nemmeno io, a parte quella volta, la sensazione delle ossa contro lo zigomo è fortissima.